Grazie della musica qui al Hotel Locanda, cucina di montagna. Allora, il passo Croce Domini è chiuso, quindi noi per arrivare al bivacco Grazzini dovremmo farci 5 km in più rispetto a dove si può lasciare la macchina, ovvero molto più avanti. Abbiamo dimenticato la polenta, cioè abbiamo portato abbiamo i formaggi, la spesa, tutto. L'unica cosa che dovevamo portare la polenta. Andiamo a chiedere la polenta qui alla locanda Bonardi. Aperitivino tech prima di partire, ci ho dato la polenta. Questa qua spamma un esercito. Senza glutine. Sei contento, Vec? Adesso ci troviamo qui all'Hotel Locanda Bonardi e abbiamo da fare tutta questa pezzo a piedi, che sarebbe la strada, perché volendo si può parcheggiare qui al passo d'Asdana e poi farla a piedi, e quindi allungheremo più o meno 5 km. Il bivacco si trova più o meno qui. Siamo partiti a camminare questa giornata meravigliosa, mondiale. Ale bosso popa. Stiamo camminando per la strada, un po' innevata, per poi arrivare a prendere il sentiero. Eccoci all'inizio del sentiero. Adesso che ci penso bene, ero già venuto qui con Matteo a provare a fare il bivacco l'anno scorso, soltanto che c'era un botto di neve e non eravamo riusciti ad arrivare. Ci eravamo fermati proprio qua, dove c'è quel rudere, ed eravamo saliti da Coglio a questo punto, adesso se non sbaglio a ricordare. E quest'anno è completamente diversa la situazione qua. Un silenzio imbarazzante. Questo qui è il Guglielmo. Quello lì è il bivacco, adesso scendiamo per di qua, tra l'altro c'è anche il cartello, è indicato il sentiero. È un po' battuto, c'è molta più neve perché è tutto all'ombra qui, però ci siamo quasi. Ale, è stato bello quest'ultimo pezzo sulla neve. Bivacco chiuso. Grande vecchio. Grande vecchio. Bivacco tour! Apriamo bene le porte, facciamo entrare un po' di luce. Che spettacolo! È veramente un gioiello questo bivacco e va mantenuto tale. Allora, abbiamo la stufa, una bella stufa, appendini. Ci sono un sacco di cartelli con scritte tutte le indicazioni, insomma, come fare le cose. È molto carino, in pietra, quel tetto in legno. Qua abbiamo la zona cucina. Attenzione, attenzione, con fornello. Abbiamo qua dei taglieri che sono enormi, moche. E vediamo. No, vabbè, c'è addirittura la bombola del gas. Qua c'è un po' di cibo. E di qua le posate e dei piatti. Qui ci sono cavatappi, un po' di cose, il tavolone. Mentre di qua abbiamo il libro del bivacco, le carte, un po' di cose. Cioè, ci sono molte molte cose. Carino, veramente bello. Mentre di qua abbiamo la zona per lavare le pentole, dove ci sono le pentole. Ovviamente l'acqua non va perché in inverno è tutto fermo.
qua c'è la cassetta delle offerte che è stata tolta, evidentemente, forse è stata svaligiata. Avevo letto su qualche sito che erano venuti delle persone a portarsi via i soldi, però le donazioni si possono lo stesso fare al CAI di Coglio, ed è giusto farlo ogni volta che si viene, lasciare un'offerta, soprattutto in questi bivacchi che sono, diciamo, molto più di un bivacco di quelli rustici di solito. Si vede, insomma, che c'è cura e ci sono molte più cose, insomma, rispetto ad altri bivacchi, quindi è giusto che sia mantenuto e che si lasci un'offerta. Allora, qua abbiamo il reparto notte, la stanza, la camera con i letti, 2, 4, 6, poi qua ci sono altri letti ed è molto grande. Allora, c'è anche la luce, vediamo, ci sono i pannelli solari fuori, funziona bomba, e niente, questo qua è il bivacchetto. Suoniamo la campana in memoria di Giovanni Grazzini. Stufa accesa, abbiamo trovato anche le ciabatte, ho scelto queste qua in cuoio dentro la cassa panca. Ricapitolando, abbiamo la farina. Questo formaggio cos'è? Grana? Quale? C'è del grana e del Monte Veronese. Ok, poi gorgonzola al cucchiaio e poi c'è anche un altro di formaggio. Branzi? Ah, ok. Salame, salame piccante, crostini, lì c'è il dolce. Abbiamo solo... Ci sono Wurster. Beh, direi che ci siamo, no? Freddo? No, freddissimo. E via di polenta. 40 minuti adesso mischiamo. No, mezz'ora. Mezz'ora, no? E poi ci aggiungiamo i formaggi. Sì. Quando è già fatta, devi iniziare. Lombardi. Veneti. Anche veneti. E allora siamo a casa. No, 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 vai. Oggi. Oggi. La miglior polenta in bivacco mai realizzata. Davvero? Più buona di quella del biva e... Il Wurster. È una signora polenta, è delicata. Sì, è una signora polenta però. Ragazzi! È ora di andare a dormire! È ora di fare i letti, andare a dormire e morire di freddo. Coi topi sopra, il buon ossido di carbonio. Ma a noi non ce ne frega perché l'importante è mantenere tutto pulito. Buonanotte, siamo pronti per il timelapse alle stelle. Sì, come il timelapse alle stelle? Eh sì, perché lo metto adesso. Che è venuto fuori questa mattina. Lì c'è la luna. Ho trovato questo angolino, riparato un po' dal vento dietro al bivacco. La notte è andata molto bene, almeno io ho avuto quasi caldo e ho dormito benissimo. Adesso sentirò anche gli altri come hanno passato la notte. Allora, questa mattina alba veramente speciale, e sfortunatamente qui si è un po' dentro una conca e quindi il sole arriva molto tardi qui. È comunque una bellissima giornata anche oggi. A
adesso facciamo un po' di colazione, sistemiamo il bivacco, puliamo le pentole che abbiamo utilizzato ieri per fare la polenta e sistemiamo tutto e dopo ripartiamo. È sempre, 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 sempre troppo emozionante svegliarsi in montagna, in mezzo a nulla. Un po' di teino. Buongiornissimo. Guarda che bravo ragazzo. Zona notte quasi pronta. Mi passi l'acqua? Dopo le pulizie. Sì, adesso te la passo. Stufa svuotata e pulita. Libro del bivacco. Ma qui c'è arte vera? Pota. Mamma mia, è bellissimo questo disegno. Ma perché hai trovato scritto qua? La prima pagina è proprio artistica. Allora, andiamo a firmare anche noi. Siamo i primi del 2022. Gli ultimi sono venuti il 20/11/21. Adesso firmiamo. Tre uomini e un bivacco. Poi qui c'è un altro album fotografico con un sacco di foto. Ma qui c'è da passarci le ore. Quante persone che ci sono passate in questo posto. È assurdo, eh? Un sacco di foto dove fanno le messe. Ah, ma è diviso per mesi, tipo. Bivacco pulito e sistemato. Grazie di tutto, è stato un piacere. Fatto. Rinascere. Mettiamo i ramponcini e partiamo con questo sole ancora più bello. Ci scalderà un po'.